carissimi amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di Tifo Serie 80. Oggi facciamo un unboxing di una figure che non è di Bandai o Banpresto, ma è di Kotobukiya, questa serie Art FX, e hanno fatto questa super mega figure, o chiamiamola anche statua, di Ochako Uraraka, quindi qualcosa di pazzesco. Ma la scatola è fantastica, con tutti dei gran fumetti, ma ora ve la faccio vedere nei dettagli. Sul lato frontale, come potete vedere, c'è il logo di My Hero Academia, poi la scala 1-8 e anche vediamo anche un po' la figure in quel disegno che vedete qua in basso. Quindi, come vi dicevo, Kotobukiya. Al lato abbiamo queste finestrelle con delle nuvolette. Su questo lato notiamo le scritte in giallo Zero Gravity e Ochako Uraraka. Sul lato superiore vediamo che la scritta con il realizzatore di questa figure, che è Chun Min Chi, veramente eccezionale, bellissimo. E sul retro possiamo già vedere una parte della figure con la scritta in alto Plus Ultra Follower, veramente fantastica, bellissima, io non vedo l'ora di farvi l'unboxing, eh? Allora, vi posso dire che il prezzo si aggira ai 120 euro circa. Andiamo ad aprire la confezione. Ecco, l'abbiamo aperta. Questo è il secondo unboxing dedicato a Ochako, eh? Prima abbiamo avuto la figure Banpresto, che trovate l'unboxing sempre sul mio canale. Questa è molto delicata, eh? Allora, non so se si vede, nello sfondo c'era scritta in un fucsia particolare Smash, Ochako Uraraka, My Hero Academia, ci sono delle scritte, adesso non so se riuscite a leggerle totalmente. Guardate, bellissima, bellissima. Andiamo a togliere lo scotch. Sul fondo del blister troviamo le istruzioni di montaggio di questa figura. Guardate, Ochako in tutto il suo splendore. È alta circa un 21 cm, eh? Qua troviamo questa base particolare che rappresentano le rocce. Il caschetto, da mettere sulla testa, e un'altra testa. Con un altro tipo di capigliatura. Ecco qua. Guardate che bello. Questa è la testa che possiamo cambiare con quell'altra, così possiamo mettere il caschetto, si levano via i capelli, la faccia e voilà. Questa è la versione col casco. Vi ripeto, abbiamo cambiato i capelli, abbiamo tolto la faccia e l'abbiamo rimessa ed ecco qua l'altra versione. Allora follower, adesso vi lascio con un breve video con tutta la panoramica di Ochako nella versione con e senza il casco.
vi ricordo di mettere tantissimi like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti di quando faccio questi tipi di video di My Hero Academia. Ci vediamo alla prossima. Plus Ultra!